Ed è per questo che Michael Jackson viene considerato il solo ed unico re del pop. Ah. Abbiamo finito. Anche oggi è quasi fatta mezzanotte. Ah. Ehi ragazzo, ma che giorno è oggi? È la vigilia di Natale, signore. Questo significa che il vecchio sta per arrivare. È meglio spegnere e continuare domani, allora. Oh. E vai, Natale è arrivato e mi sono arrivati anche i regalini. Iniziamo ad aprire questo dorato che mi ispira. È bello dorato, questi due rossi piccoli. Li mettiamo sotto all'alberello. Alberello fatti un po' più in qua. E muniamoci del nostro taglierino e vediamo cosa mi ha portato Babbo Natale. Una scatola! È quello che ho sempre desiderato. Chi non vuole una scatola? Io carta dorata. Allora ragazzi, in realtà questi regali non me li ha fatti Babbo Natale, me li sono fatti io, perché a me nessuno mi pensa se non mi faccio dei regali. Tutti i regali che vedete li ho presi da questo nuovo sito che è nato da poco, ibalo.it, che permette di ottenere tantissimi oggetti tecnologici e per la casa ad un prezzo scontatissimo, addirittura con l'80% di sconto. Il procedimento per ottenere questi sconti è il tipico, quello là di riuscire ad invitare tre amici che andranno a comprare qualcosa che abbia lo stesso valore o superiore all'oggetto che avete acquistato. In questo modo si accumulerà man mano lo sconto e potrete partire da un 30 fino a un 50 e addirittura un 80% se riuscirete ad ottenere i tre amici. Come vedete, i pacchi sono super sigillati, imballati e protetti e hanno anche questo sigillo di sicurezza, sigillo di garanzia che mette stesso il sito, in modo che se viene manomesso si capisce che qualcuno ci ha messo le mani, ma è perfettamente integro, quindi sbagliare il terzo pacco che devo sballare. Comunque, qualsiasi cosa acquistate sul sito non dovrete pagare la spedizione in tutta Italia, infatti la spedizione è gratuita. Comunque, se non avete amici che sono pronti ad acquistare dal sito, non vi preoccupate, esiste una lista ufficiale alla quale mi sono affidato anche io per acquistare questi regali che fortunatamente mi sono arrivati per Natale. Infatti è molto veloce, ha un bot automatico che funziona da solo, quindi non ci possono essere imbrogli, e si chiama Ibalo Lab. Vi lascio in descrizione il link sia del sito che di questa lista. Inoltre, proprio sulla lista in questi giorni c'è un concorso e chi riesce a vincere potrà ottenere il primo posto in lista, quindi ottenere gli oggetti prima degli altri, molto velocemente, quasi subito. Ah, inoltre, quando acquistate dal sito e quindi comprate un oggetto a prezzo scontato, i soldi che versate non vanno mai persi. Entro 15 giorni potete richiedere il rimborso completo dei soldi che avete versato, oppure passati questi giorni, se nel caso passa un po' troppo tempo e vi scocciate perché vi serve l'oggetto che avete richiesto, di aspettare che altri comprino per ottenere lo sconto effettivo, potrete comunque mettere la differenza e acquistare il prodotto con il 30 e il 50% di sconto a prezzo pieno, nel caso non riusciate a trovare nessuno. Comunque i soldi non vanno mai persi e l'oggetto lo avrete comunque. Allora, la prima cosa che ho preso, come potete vedere, è una bellissima, impolveratissima Nintendo Switch. Mi sembra sia uscita l'anno scorso e io sinceramente non ho mai giocato con una Nintendo. So, è forse un po' come bestemmiare, però anzi, mi stanno arrivando delle reminiscenze. Quando ero piccolo, molto piccolo, attorno ai 5 anni, dovevo avere una tipo SNES, un action set della Nintendo SNES, bla bla. Comunque c'era il primo vecchio Super Mario, schifosissimo. E comunque la console più o meno penso sappiate tutti e come è fatta, tanto sta Mara Mayonchi che fa un sacco di pubblicità e batte sempre al portiere là, come si chiama, Donnarumma, che non riesce neanche a giocare alla Nintendo Switch. Comunque questa normalmente in negozio costa 300-350 euro, quanto costa in un negozio, io l'ho pagata 120 euro.
Ed è una... Allora, logicamente alla Nintendo ci devi giocare. Io l'ho comprata essenzialmente perché c'erano alcuni titoli che mi interessavano particolarmente. Ed infatti Babbo Natale è stato così buono da portarmeli entrambi. Ha! Ha! E uno. Vedete, anche questi qua hanno tutto il sigillo di sicurezza, che non è stato manomesso e toccato da nessuno. Quindi andiamo a scartare, ci si impegnano ad incartarli bene con tutta questa protezione proprio, eh. E il primo è Super Mario Odyssey, che è uscito da poco effettivamente, quanto sarà, settembre, boh, non lo so. Che volevo provare un nuovo Super Mario, è da tantissimo che non gioco a un Super Mario. Ah, adesso che mi ricordo, io ho avuto anche la Nintendo 64 e la Wii. Però praticamente non ci ho mai giocato. Mi pare per la Nintendo 64 c'avevo un gioco, perché logicamente la PlayStation l'ho sempre distrutta. E la Wii praticamente la ebbi il Natale che uscì, e mi pare che era tipo super esaurita nei negozi. Me la regalarono prima, mi pare per il mio compleanno. E quando era Natale valeva all'incirca 800.000 euro, perché era introvabile, tutti la volevano. E io la vendetti guadagnandoci un sacco di soldi su, perché proprio non mi interessava. Avevo, mi sembra, l'Xbox 360, era quel periodo là, e non mi è mai interessata la Nintendo. Ora volevo giocare a questi giochi, perché effettivamente ho visto che c'è qualcosa. Vedete, anche questo è il sigillo di sicurezza. Ah, gli imballaggi sono molto molto sicuri. Ah, questi giochi logicamente quanto costano? 60-70 euro nuovi, se vuoi andarli a comprare in negozio. Sul sito Ibalo li ho pagati solamente 19 euro, 20 euro. Ah, e il secondo titolo è Zelda. Logicamente erano quelli là che più mi interessavano, perché ho visto hanno dei gameplay molto particolari e soprattutto sono molto lunghi come giochi. Quindi, questi qui sono, diciamo, le console e i giochi che ho comprato sul sito. E poi adesso andiamo ad aprire questo paccone gigantesco con le renne capovolte. Vabbè. Ecco qua. Dai, strappa. Strappala tutta. È forse un po' un peccato distruggere tonnellate di carta. Comunque, logicamente questo ce lo devo giocare su una televisione. C'ho tantissime televisioni, penso questa la metterò in bagno. Comunque devo collegarla ad un TV, e ho preso questo bel TV Samsung da 40 pollici. Aspetta, vado ad aprire di là. Yeah! Ah, eccola qua, bella grossicella. È una bella TV, come vedete c'è anche il bambino che gioca con l'orso. Questa ad esempio costava attorno ai 400-500 euro e l'ho pagata solo 120 euro. È un bel TV gigante da 40 pollici. E quindi questi sono tutti i regali che mi sono fatto per Natale acquistandoli su ibalo.it. Grazie anche alla lista Ibalo Lab. Vi ricordo che in descrizione trovate i link sia del sito che della lista. E vi ricordo inoltre che in descrizione trovate anche il link alle magliette che acquisto su Tostadora, con tutte quelle stampe particolari. Ci sono anche le felpe, ed inoltre per questo periodo natalizio, inserendo il codice ZAPPER25, nel caso acquistiate almeno due capi presenti su tutto il sito, otterrete uno sconto addirittura del 25%. Ma comunque questa offerta è limitata e dura solo fino a metà gennaio, quindi nel caso vogliate comprare una o più magliette o mettervi d'accordo con qualche amico, vi conviene farlo in fretta per ottenere gli sconti. Ah, inoltre vi volevo dire che il concorso per gli oggetti che dovevo mandarvi è scaduto proprio oggi che sto registrando, quindi non mandatemi messaggi con scritto "ho vinto, sono stato io il vincitore", perché vi intasate solamente, diciamo, la casella di posta. I vincitori li dovrò estrarre, siete tantissimi, quindi ci vuole un po' di tempo, e poi saranno contattati direttamente da me tramite messaggio privato, quindi non vi preoccupate, se avete vinto vi contatto io. I vincitori verranno quindi contattati, e nel caso vogliano che io, diciamo, dia i loro dati personali, me lo faranno sapere. Io infatti ve lo chiedo, se volete, per rendere pubblico metterò un post nel quale farò vedere magari i pacchi incartati come per lo scorso
concorso nel quale si vedono i nomi dei vincitori. Probabilmente arriveranno dopo Natale, purtroppo siamo arrivati proprio giusto alla fine, quindi non riesco a farvi il regalo sotto l'albero. Spero quindi che anche questo video natalizio nel quale vi ho fatto vedere i miei regali vi sia piaciuto. Voi, in descrizione, fatemi sapere più o meno quali regali avete chiesto a Babbo Natale e cosa avete ricevuto per Natale. Infatti credo che, se riesco, dovrei riuscire a far uscire questo video proprio poco prima di Natale. Proprio per questo fatemi sapere cosa desiderate ricevere voi per Natale. Quindi vi faccio tanti auguri di Buon Natale e noi ci rivediamo lunedì prossimo con un nuovo video.